direi di iniziare e chiedo scusa purtroppo dell'attesa, ma ancora il personaggio principale di questa serata, il candidato come presidente della regione Luca Cerescioli, ancora in viaggio, sta arrivando, ma tarderà 5 minuti. Allora guardate, ne approfitterei per iniziare comunque la serata presentando due persone che sono due candidati delle aree interne, che sono candidati praticamente nella lista del PD e che appoggiano questo cammino insieme con Luca per le regionali. Quindi doveroso come segno di benvenuto e come comunque persone che mi auguro di vedere come nostri interlocutori in sede regionale, ho alla mia sinistra Raffaella Bagnerini e Gino Traversini. Adesso guardate, 2 minuti ciascuno per fare una presentazione e nel frattempo Luca ha chiamato che tardava 5 minuti, quindi quando arriva Luca poi incominciamo il tema della serata, che è quello poi delle 78. Adesso lascio la parola a Raffaella Bagnerini. Buonasera a tutti, è un onore essere qui, io sono una candidata nuova per il PD e mi ci metto in questa avventura per la prima volta, non ho mai fatto politica, sono architetto e vivo a Urbino, esercito la professione di architetto a Urbino. Mi è stato proposto di dare un contributo al progetto che il PD sta portando avanti per dare un messaggio di rinnovamento e anche di maggiore vicinanza al mondo delle professioni e dell'imprenditoria. E credo che questo sia un segnale importante nei confronti di un mondo che sicuramente si sente piuttosto distante rispetto alla politica e sicuramente rispetto alle politiche regionali. E non è la sede per fare una ringa politica, semplicemente posso dire che sono contenta di essere qui oggi a parlare di viabilità, in particolare della Fano-Grosseto, per l'importanza che sicuramente questa strada riveste per i nostri territori. E mi piacerebbe anche affrontare, se ce ne sarà il tempo, con Luca anche il problema della manutenzione delle strade, anche se non è direttamente di pertinenza della regione, ma sicuramente è un tema che dovrà essere affrontato insieme alla provincia. E mi sta molto a cuore, come credo anche a Gino, il problema delle aree interne, quindi tutto quello che può essere affrontato e gestito in termini di problematiche relative a queste aree, ma soprattutto in termini di valorizzazione delle aree interne. Per questo sto portando, intanto salutiamo, e sto portando avanti un percorso conoscitivo, quello che abbiamo chiamato un tour delle aree dell'entroterra, per incontrare persone, per dare anche una rappresentazione delle eccellenze e anche degli entusiasmi che ancora posso trovare e troviamo nelle persone che oggi vivono in questo meraviglioso territorio. Vi ringrazio di nuovo. Sono un ragazzino di 15 anni, no, ho appena 53 anni, non sono tantissimi, che mi permettono di avere comunque un'esperienza e il porto mare. Amministrativa, molti di voi mi conoscono, non sono il classico politico, nel senso che ho fatto sempre l'amministratore, a 18 anni ero consigliere comunale, nelle aree interne. Nell'entroterra soprattutto, ho fatto 14 anni in sindaco, ho ricoperto carica di sindaco del mio comune di Cantiano, quindi in comune ai piedi del Monte Catria, in mezzo alle aree interne, con tutti i problemi che le aree interne hanno, che l'entroterra ha. Poi 8 anni presidente della comunità montana, ruolo molto importante, tavolo di concertazione che mi ha permesso di conoscere i problemi del territorio delle aree interne, perché ormai da anni mettiamo in contatto le comunità montane per gestire le problematiche delle aree interne. Poi dal 2010 sono entrato in Consiglio regionale con l'umiltà di chi voleva portare la voce di alcune zone delle aree interne, cosa che sinceramente credo di aver fatto con dignità e umiltà e aver riscontrato un rapporto non solo principalmente con l'area a cui appartenevo, quella della Valle del Metauro, qui sono legato, ma con tutti i sindaci, perché nei momenti in cui uno diventa consigliere regionale deve comunque trattare i problemi di tutta la provincia, di tutta la regione, ma di tutta la provincia. E ho iniziato un rapporto particolare di contatti con molte amministrazioni, molti chiaramente incaricati del partito per avere un contatto politico, e questo mi ha permesso di avere comunque un'esperienza da poter rimettere in gioco in una candidatura che oggi, ecco, il 31 si deciderà chi andrà a governare
e chi saranno gli eletti della prossima tornata amministrativa, con la speranza di essere lì e di portare l'esperienza non solo del passato, ma di 5 anni, che diventa un'esperienza importante. 2 battute, perché chiaramente piacerebbe parlare di tantissime cose, dicevamo solo pochi minuti, 2 minuti, è chiaro che li devo limitare. La Fano Grosseto, opera importantissima che in qualche modo va posta all'attenzione tra le priorità, poi lo dirà candidamente Luca, candidato presidente, ma che a cui bisogna dare delle risposte certe e a cui bisogna rispettare le volontà dei territori. E su questo poi se ne riparlerà durante la serata. L'altra è una questione molto interessante che a me sta a cuore, quella delle aree interne. L'area interne, che è un progetto portato avanti, aree interne non come localizzazione della provincia, quindi tutta quella che va al di là della costa, ma progetto che è portato avanti con il Ministero e che è stata individuata dalle Marche, la terza regione in Italia che ha individuato l'area pilota nelle Marche. E nella zona è stato tutta diciamo un lavoro particolare, io ho spinto perché fosse chiaramente la prima a partire nella provincia di Pesaro. Vi devo dire che si parla di 12 milioni di euro di progettazione, cosa molto importante. La novità è che negli ultimi consigli abbiamo approvato l'ampliamento dell'area interna con la domanda che è stata fatta di Sant'Angelo, Mercatello, Peglio e Borgo Pace, che è il presidente che poi l'ha sollecitato, quindi Peglio che ho fatto io l'emendamento. Ecco, la giunta poi deliberato e andrà al ministero che dovrà decidere. Però ecco, questa volontà comunque anche con gli altri territori di riprendere la trattativa, di ragionare in un meccanismo di valorizzare quelle che sono le aree interne, che non sono un qualcosa che va dimenticato ma che hanno un valore aggiunto e che va posto come discussione. Qui mi fermo, se no andremo avanti all'infinito. Vi ringrazio per l'attenzione che mi mettete. Grazie. Ringrazio Raffaele Bagnarini e Gino Pagarsini come candidati per la lista PD che appoggia Luca Ceriscioli, ma vorrei portare anche un saluto di un componente, tra l'altro, della nostra lista comunale, un progetto comune, che è Fabio Bustoli, che praticamente oltre a essere un candidato consigliere è anche un candidato consigliere regionale nella lista popolare delle Marche, l'Unione di Centro, quindi il tuo sostenitore e anche lui concorre in qualche maniera per la tua presidenza. E guardate, adesso io vorrei introdurre un po' l'argomento di questa sera, che è appunto questo argomento di cui forse abbiamo sentito troppe parole e abbiamo visto pochi fatti nel corso del tempo. E vorrei partire da un'analisi che è un'analisi delle situazioni per come le viviamo noi che siamo qui in un territorio ai margini un po' di tutto e di tutti. E innanzitutto però permettete, prima di andare nello specifico, di essere contento comunque di avere finalmente dalla nostra posizione, come nostra posizione intendo come provincia di Pesaro, un candidato che riesca magari a spostare quello che è stato l'asse politico della Regione Marche troppo spostato più verso il sud delle Marche, tanto che noi comunque la provincia di Pesaro spesso ci siamo sentiti a volte lontani da una regione. È vero che le Marche, questa battuta strasentita, è una regione al plurale, con tante diversità. Però in queste diversità noi ci siamo sentiti sempre molto spesso abbandonati anche da scelte strategiche politiche. E poi il precedente spacco con il quadrilatero non ci ha messo tanto per realizzarla, quindi questo dimostra come il volere diventa potere. Quindi speriamo adesso con Luca, con questo assetto comunque di una regione governata dalla provincia che sta più a nord, quindi con una dislocazione che ci faccia sentire più parte attiva di questa regione, si possano ottenere comunque maggiori risultati, si possa essere più incisivi in ambito regionale. E adesso venendo alla Fano Grosseto, io credo e parlo a nome di tutto il gruppo, ma credo di parlare anche a nome di tutta la comunità. Sono contentissimo anche di avere qui presente il candidato Gian Alberto Luzzi, che con me in qualche maniera cercheremo di andare a gestire al meglio questo paese
e credo che anche lui in qualche maniera sostenga questo pensiero, ovvero quello che una strada come la Fano Grosseto è una strada che è assolutamente indispensabile per il nostro futuro. Siamo in una crisi occupazionale che non c'è mai stata nel corso del tempo, qualcosa che è difficile da poter pensare, poterla vivere, perché è un qualcosa dove siamo ancora dentro in questa situazione. E una strada può fare una differenza, può fare assolutamente una differenza. E quindi noi come gruppo siamo tra l'altro favorevoli quindi alla realizzazione della Fano Grosseto, ma nella sua prima variante. La prima variante è il primo progetto che tutti i comuni hanno in qualche maniera preso all'interno dei propri piani regolatori. È la prima stesura che tiene conto di un equilibrio e di una protezione maggiore dell'aspetto ambientale di tutta la valle, ed è quella comunque fondamentalmente che nel tempo sia le amministrazioni ma anche tutti i cittadini hanno pensato come il percorso anche più giusto e più rispettoso. Assolutamente da non tenere in considerazione l'ultima variante, perché è quella distruttiva assolutamente di tutta la valle. E a me è dispiaciuto sentire dire dei miei concittadini, perché dice: ma Sant'Angelo non tocca niente. Però guardate, non è importante che non tocchi niente a Sant'Angelo quando magari distrugge Mercatello sul Metauro e distrugge Fermignano. Questo parlo dell'ultima variante. Cioè dobbiamo ragionare con la testa di un territorio, dobbiamo avere una visione prospettica che non deve fermarsi ai confini del nostro comune, deve vedere uno sviluppo armonico di tutto un intero territorio. Quindi se si fanno dei danni a Mercatello e Fermignano, sono dei danni anche per Sant'Angelo in Valle, sono dei danni per tutti quanti, sono danni per tutti, assolutamente per tutti. Quindi, prima variante è quella che noi riteniamo quella più giusta, rispettosa, e sull'importanza di una galleria, sull'importanza di un collegamento. Io vorrei portare una testimonianza che è una testimonianza viva, diretta, che noi a Sant'Angelo in Valle possiamo essere veramente testimoni di questo. Ma noi abbiamo dal 2001 una galleria che è la galleria della Pienemontana, che ha unito Sant'Angelo in Valle con Lunano, che non so se è quella che hai fatto per venire su. No, era Urbino. Perché era Urbino. Però è una strada tra l'altro che ha permesso veramente una comunicazione diversa a livello sia stradale, ma soprattutto ha permesso uno scambio di tipo sia culturale ma soprattutto lavorativo, in una forma lavorativa dove devi sapere che dalla nostra vallata sono circa 100 le persone che quotidianamente vanno a lavorare nella Val del Foglia, una settantina sono circa le persone che vengono da Sant'Angelo in Vado. E se riescono ad andare a lavorare nella Val del Foglia è perché questa galleria ha permesso praticamente questo tipo di scambio. 100 persone nella vallata, 70 di Sant'Angelo in Vado, che lavorano nella Val del Foglia, sono oggi come oggi una possibilità di resistenza a questa crisi lavorativa che sinceramente dobbiamo ringraziare di questa possibilità che è stata data. Quindi una galleria, un collegamento, rappresenta sicuramente una possibilità di conoscere nuove situazioni e soprattutto andare a sviluppare nuove forme anche di tipo lavorativo, perché poi non sono solo le persone che sono andate a lavorare nella Val del Foglia, ma abbiamo anche delle ditte che grazie a questa velocità di collegamento hanno deciso di impiantare i loro opifici nel nostro territorio comunale. Sono due le ditte, no? La Corenblast e la SAP sono due ditte che hanno praticamente la loro sede centrale in Val del Foglia, ma hanno voluto fare una succursale qui da noi, dando comunque quindi, riversando forme di lavoro. Quindi ecco, una galleria è importante perché mette in comunicazione dei mondi e dà la possibilità di scambi appunto anche di tipo commerciale, va bene, oltre che occupazionale. E la galleria di Lunano è stata fatta dopo che per 30 anni le persone passavano sotto un ponte a Lunano, tra Lunano e Piedimeletto, adesso vedo qui il caro amico Mauro, sindaco di Lunano, il famoso ponte di Forlani, così chiamato, che era un ponte che non aveva né inizio né fine. Era una infrastruttura creata all'inizio degli anni 70 e poi lasciata lì abbandonata. L'unico pezzo della Pedemontana. L'unico pezzo della Pedemontana. È un progetto che è nato negli anni 70, poi che però adesso è arrivato in qualche maniera ad un utilizzo. Quel ponte finalmente ha un senso con la galleria che è stata fatta
e anche da ricordarsi il pezzo purtroppo brutto, perché quando uno arriva da Lunano dopo la galleria si trova in una strada quasi di campagna. Però qui dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale precedente, perché ha dato comunque il permesso di poter transitare in una strada comunale, se no altrimenti la strada sarebbe finita nel nulla anche lì. E quindi comunque dire, c'è stata una volontà e una possibilità comunque di usufruire di questa infrastruttura. 30 anni sono passati da quando è stato fatto il ponte di Lunano a quando nel 2001 è stata inaugurata la galleria. Sono passati ormai 14 anni. Io mi auguro che la galleria della Guinza, fatta nell'89, quindi arriviamo a quelli di 30 anni, non vorrei che ci debba arrivare al 30° anno per far sì che un'opera poi arrivi a compimento, quindi che si faccia un'incompiuta, rimane per 30 anni ferma e poi si diventi praticamente realizzabile. È certo che comunque noi abbiamo già una zona che non è nel comune di Sant'Angelo di Vado, è il comune di Mercatello, però ripeto, dobbiamo ragionare veramente con un pensiero allargato tutto il territorio, una zona che ormai è stata segnata da quello che comunque dire, è la costruzione e la realizzazione di questa galleria, oltre che tutta una serie di viadotti che poi anche lì si fermano, hanno il nulla all'inizio e il nulla alla fine. E noi siamo qui pronti per appoggiare quello che comunque tu, Luca, hai anche detto, no? Di come riportare la Fano Grosseto come una priorità in ambito regionale. Poi anche Spacca lo disse, però Spacca l'ha detto fino a un certo punto, poi non si è mai spinto oltre a quello che sono state solamente promesse. Io mi auguro che con il tuo governo, con la tua attenzione, con il capire veramente di come sia un'opera indispensabile anche per unire il Tirreno con l'Adriatico, quindi vedendola anche in un'azione futura di macro regioni, di movimenti comunque più grandi, ai quali comunque dovremmo in qualche maniera prima o poi approdare, sia comunque un qualcosa di realizzabile per dare maggior dignità a questo territorio e possibilità soprattutto, perché sennò altrimenti qui ci sentiamo sempre più parte di una riserva indiana, cioè dove comunque viviamo quasi nel limbo e però non è una vita dignitosa questa assolutamente. Quindi questa è la nostra idea. Noi come gruppo politico che si appresta adesso nelle amministrative a Sant'Angelo siamo un gruppo, ma credo che anche dall'altra lista sia comunque un pensiero condiviso, perché è un pensiero non solo di Sant'Angelo in Vado ma di un'intera vallata. Noi siamo perché la Fano Grosseto vada avanti, venga posta come un obiettivo prioritario, però con la prima variante, quella che tutti i piani regolatori hanno in qualche maniera messo dentro, quindi nel loro assetto urbanistico, ormai i cittadini hanno preso ormai conoscenza e coscienza di quello che è l'assetto e questo è questo. Scusate, non sapevo come erano organizzati i lavori, quindi aspettavo di capire. Io inizierei da questa considerazione. Può sembrare strano, perché parlare di una importante arteria stradale come, chiamiamo, elemento strategico di sviluppo di un territorio, non perché le strade non lo siano, è stato fatto l'esempio della galleria aperta, di quanto ha cambiato in termini di opportunità, no? Un collegamento fra due valli ha cambiato il modo di ragionare, di vivere, di spostarsi, forse di fare amicizia, qualcuno si sposerà perché c'è quella galleria, cioè intervengono fortemente nelle abitudini, negli usi, nelle caratteristiche di un territorio. Dicevo, fa strano parlare perché il grosso dei ragionamenti si fanno su altre infrastrutture, il discorso ad esempio delle autostrade digitali, no? Della banda larga, ultralarga, quella che è l'agenda digitale europea, quella che entro il 2013 dovrà collegare tutto il territorio nazionale con la banda larga, per il 2020 alcune parti con la ultralarga e l'innalzamento ai cosiddetti 100 megabit al secondo per, diciamo, l'intero territorio regionale. Invece noi siamo ancora a ragionare giustamente su uno sviluppo in termini di arterie stradali, perché parliamo di opere che sono state nei sogni, nei desideri, nei cassetti, negli atti da 150 anni a questa parte. Il collegamento fra il Tirreno Adriatico, questo asse che è rimasto, insomma, negli anni
quello inesplorato, le due autostrade, quella di Firenze e quella di, dell'Aquila, no? Che a nord e sud del nostro territorio collegano l'est-ovest del nostro paese, e in mezzo per tanti anni diciamo il nulla, quelli che erano i passi di montagna più o meno sistemati, con anche traffici importanti ma comunque limitati dal tipo di logistica. Imprese che sono nate sull'asse della Fano-Grosseto pensando 30 anni fa se prima o poi questa strada passerà, strada che non è mai passata, e oggi capite, in un sistema sempre più votato verso i mercati internazionali, le aziende che funzionano sono aziende che normalmente esportano il 50-70% del loro prodotto, perché questa è la dimensione dei mercati attuali, e la logistica con l'incidenza percentuale importante sui prodotti e torna ad essere un tema non da poco. Come questa galleria ha cambiato un asse di viabilità importante in grado di costituire ancora oggi per il territorio delle opportunità significative. È stato fatto, dicevo, un lunghissimo percorso, e negli ultimi anni la proposta della Regione Marche, attraverso la Costituzione insieme al Ministero delle Infrastrutture e alla società di progetto per la realizzazione della Fano-Grosseto, un momento che sembrava da una parte un momento di ripartenza, poi abbiamo visto che tutto sommato non è che abbia fatto dei grandi passi, ma anche un momento di contrasto rispetto a due visioni. Da una parte la visione promossa dagli insiemi degli enti locali, che era il disegno della provincia, no? sul tracciato ottimale per questa strada nel nostro territorio, dall'altra una proposta di progetto preliminare da parte della società che proponeva, che avanzava il tema del progetto, più impattante sul paesaggio, sul territorio. Qui veniamo, secondo me, ad un ragionamento molto importante che riguarda la strategia complessiva per la nostra regione, quindi non solo un desiderio del territorio ma una visione. Noi possiamo costruire opportunità di crescita che parlano quindi di infrastrutture, di collegamenti, ma anche che parlano della bellezza del nostro territorio. E la scelta da questo punto di vista poi diventa irreversibile, perché una volta che hai fatto un'opera di un certo tipo difficilmente puoi recuperare quel valore, quella qualità, quella bellezza che è fondamentale per tutto quel progetto che diceva prima Gino dello sviluppo dell'area interna. Perché sono quelli gli asset su cui si costruisce la forza di un territorio. Stravolgerne la natura, dare un segno in contraddizione, io l'ho visto in alcuni territori, non aiuta poi a sostenere una strategia complessiva. Voi sapete che il vino più famoso delle Marche del mondo è? Qual è? Il Verdicchio. Il Verdicchio, bravi. È Verdicchio, non è il Bianchello, non è il Sangiovese dei Colli Pesaresi, è il Verdicchio. Non è neanche il la passerina, il pecorino di Offida, ma è il Verdicchio. Perché è il Verdicchio? Perché ha una storia lunghissima, si è costruito molto su quel marchio, c'è stata la capacità di tenere un livello di qualità alto. E oggi un vino che va in tutto il mondo e che trascina gli altri vini marchigiani, trascina i vini marchigiani. Perché dal Verdicchio poi c'è la scoperta di tutti gli altri vini. Ha una caratteristica importante il fatto che i vigneti, pensiamo a Matelica, pensiamo ai Castelli Liesi, devi conservare insieme a un prodotto di qualità anche un'identità territoriale di qualità. Quando mostri e fai vedere il tuo prodotto deve essere un contesto adatto. Quei territori si difendono tenacemente dalla trasformazione che possa compromettere questo valore, perché su questo valore si è costruito, continua a crescere un pezzo di economia. Se questa è una scelta strategica, è evidente che non siamo a un dibattito, chiamiamolo, fra opinioni di chi vuole la strada più bella, di chi la vuole meno bella, ma siamo di fronte a una scelta di fondo, cioè quale strategia vogliamo per il futuro della nostra regione, come, su quali elementi portanti vogliamo costruire le opportunità che riguardano le aree dei nostri territori. Allora è evidente perché è opportuno sostenere la scelta fatta dagli enti locali e allora dalla provincia, cioè di una viabilità che parli dell'oggi, no? Un impatto minimo sul territorio, che tenga insieme questa esigenza di sviluppo ma con la qualità straordinaria dei luoghi, preservandone al massimo quelli che sono paesaggi rappresentati nei dipinti più importanti che parlano di noi in quel pezzo di identità che è Montefeltro, no? È la storia della famiglia Montefeltro, è lì dentro Urbino, con tutto quello che Urbino rappresenta in Italia e nel mondo.
Allora, andare su questa linea significa fare una scelta di fondo, un investimento che non parla di domani dopodomani, è una strategia di lunghissimo periodo che ci permette, tenendo la barra dritta, di tenere insieme due linee di sviluppo, quello di dare questa opportunità in termini di collegamento che è motore di economia, ma nello stesso tempo non rinunciare a questa straordinaria bellezza che è dei nostri luoghi. Uno entra in qualunque comune, entra in una stanza come questa e si rende conto quanto abbiamo noi da offrire in termini di qualità architettonica, culturale, nel patrimonio di opere diffuse nel territorio, musei, in realtà in grado dal punto di vista gastronomico di dare un valore aggiunto. C'è veramente un valore che oggi non è così, diciamo, disponibile in termini di comunicazione di immagine, ma che noi dobbiamo preservare, dobbiamo fare in modo di conservare per poi costruire attorno ad esso questa immagine che ci permetta, in una strategia di rilancio, non solo di avere i 12 milioni oggi, ma 12 milioni di euro come leva per poi poter valorizzare e spingere sulle caratteristiche che ci rendono forti. Come affrontare da qui in avanti questo percorso? È perché è importante un governo che sia consapevole del valore di questa scelta. Per le cose che ho detto fino adesso, ma anche perché, io dico da amministratore, l'ho fatto per 14 anni, partecipavo ad esempio nei primi anni 2000 alla costruzione del PIT, che è il piano strategico dal punto di vista dello sviluppo infrastrutturale della Regione Marche. E uno andava a vedere dove c'era la terza autostradale per capirci, dove era prevista l'opzione dell'arretramento o della terza corsia in sede. Lì ci fu una battaglia, ad esempio, che noi, secondo me, non vincemmo, che era quella di tenere solo l'opzione dell'arretramento e non la terza corsia autostradale in sede. Perché? Perché con l'arretramento sarebbe fatta una scelta importantissima sulla statale 16, diventava l'attuale tracciato dell'autostrada statale 16 e la nuova autostrada molto meno impattante, molti più percorsi in galleria, in una collocazione direi più strategica. Una scelta per farvi capire quanto è importante e quanto ha inciso poi in seguito. Così come quando sono arrivate risorse significative, pensiamo ai 2.000 milioni spesi per il primo lotto della quadrilatera. Nel momento in cui sono state scelte le collocazioni di quelle risorse, sono state fatte in un modo che ha favorito una scelta rispetto a un'altra che secondo me aveva più storia, più possibilità, aveva un incompiuto da realizzare, ma che in una bilancia di equilibri regionali ha visto soccombere rispetto a altre scelte. Un ramo della quadrilatero è mezzo bloccato, ma l'altro inizia a vedere la I-45. Cioè inizia a diventare un asse importantissimo di collegamento est-ovest e I-45 in mare Adriatico, e voi capite cosa vorrà dire questo collegamento per tutta una parte della nostra regione. Non capiteranno più opportunità, ci sarà solo la società di progetto, sarà questa l'unica strategia? Io a questo non ci credo, ovvero è stato fatto un percorso, si è arrivati a un certo punto, bisognerà aggiustare il progetto, quindi stabilire un punto fisso rispetto a una scelta paesaggistica che ci riguarda, ma secondo me ancora di più bisognerà essere pronti a cogliere le opportunità che prima o poi arriveranno. Quella scelta del 2000 ha deciso che poi nel 2013, perché nel 2013 è stata alla fine realizzata la terza corsia autostradale, la terza corsia dell'autostrada è stata fatta in un certo punto, cioè 13 anni prima, 13 anni dopo. Noi dobbiamo avere la stessa capacità. Oggi che sappiamo che è un momento particolare per il Paese, la crisi è diventata, l'abbiamo chiamata, cambio di sistema, perché chiamarla crisi è riduttivo, si è cambiato il mondo attorno a noi. Si è capito lungo quali assi di affrontare la sfida, lungo quali altri dover migliorare le cose. Si è cambiato lo sguardo su settori che sembravano fino a pochi anni fa ormai residuali e sono diventati oggi settori trainanti, penso al discorso dell'agricoltura, con la capacità di innovazione straordinaria che ha, la capacità di creare lavoro, opportunità, e ancora non siamo un sistema che integra perfettamente queste funzioni. Allora capite che partire con una stagione nuova di governo regionale con le idee chiare ci farà al momento opportuno cogliere le occasioni che sono convinto arriveranno. Io ho fiducia in questo Paese, sono sicuro che oggi abbiamo una lettura chiara di quello che serve per il futuro. È vero che non vediamo la risposta a portata di mano, perché la nostra domanda oggi non è una domanda di grande rilancio del sistema. Noi vorremmo vedere qualche posto di lavoro in più,
qualche servizio che funziona meglio. È chiaro che con la crescita dello 0,5 del PIL o dell'1,1 del PIL, che sono le previsioni per il 2015-2016, questo tipo di risultato non lo vedremo. Però è evidente che la tendenza è cambiata e le opportunità possono arrivare, gli investimenti ripartire. Ecco perché bisogna essere pronti. Io trovo un grande valore che ci sia una condivisione ampia, politica, trasversale, sulle opere che servono, quindi sulle priorità e come devono essere realizzate. Dobbiamo, credo, insistere in questa direzione, non disperdere o dividerci fra scelte diverse, per essere pronti le prime opportunità capiteranno a tiro, perché capiteranno. E come è accaduto per la Quadrilatero, che si è trovato 2.000 milioni di fondi statali, anche allora mi ricordo il dibattito, non è che fosse un periodo, si diceva ma no, non arriverà niente, poi sono arrivati, e ricapiterà, opportunità, risorse, che non sapremo dove giocare, perché abbiamo finalmente definito l'intero tracciato, perché sappiamo dove vogliamo passare, perché abbiamo i tratti che sono prioritari, che sicuramente la cosa prioritaria è chiudere il pezzo di computer, cioè iniziare a utilizzare quel foro pilota che avrà bisogno con le norme attuali di un secondo foro, di tante cose, però sappiamo da dove dobbiamo passare, cosa vogliamo realizzare. E se politicamente, se un territorio condivide una strategia, cioè ritiene che quella cosa sia giusta, condivide un tracciato, quindi sa dove vuol far passare la strada, e condivide la priorità come una scelta che può rafforzare in maniera decisiva le sorti in termini di sviluppo di una realtà, perché oltretutto, come dicevo, conserva altre opportunità, noi dobbiamo averla chiara come priorità, indicata nei nostri documenti, nei nostri progetti, e pronti a cogliere ogni minima occasione. E la società di progetto, benissimo, la società di progetto che realizza quello che abbiamo detto, va bene, è un'opportunità, facciamola secondo i dettami che ci siamo dati. Sono delle risorse finalmente per gli investimenti che arrivano alla regione e possiamo destinare su quest'opera? Destiniamo su quest'opera. Sono i fondi europei del piano Juncker, 3.000 miliardi, non 3.000 milioni, soprattutto l'Europa, 3.000 miliardi, dove il canale, uno dei canali preferenziali per accedere ai fondi Juncker sono le macroregioni. Sapete che in Europa le macroregioni sono tre, due già funzionano e una deve attivarsi, è stata finalmente definita, è anche questo un progetto di lunghissimo periodo. Io mi sembra che la prima volta ho partecipato a un incontro nel 2000 in cui si parlava della macroregione adriatica. Dentro la macroregione ci sono tutte le opportunità per cogliere finanziamenti importantissimi, finanziamenti infrastrutturali, cioè che possono andare a finanziare le infrastrutture, e noi dobbiamo essere lì, pronti a cogliere ogni opportunità rispetto a un asse, chiamiamolo orizzontale, che riguarda le due coste, il collegamento intermodale e la possibilità di avere queste connessioni con l'altra parte del nostro caso col Tirreno, con l'altra parte del nostro paese. Cioè noi, che sia la società di progetto, che siano fondi ANAS, che siano fondi europei, dobbiamo essere in grado di cogliere l'opportunità, e siamo pronti, perché tutto il cammino a monte, tutta quella parte amministrativa, progettuale, l'abbiamo assolta al meglio. Questo mi sembra il messaggio che possiamo lanciare da questo incontro, dire che su questo siamo d'accordo in tanti e che saremo pronti a cogliere ogni opportunità, perché abbiamo deciso quello che vogliamo fare e su quella linea riusciremo a vincere la nostra battaglia. Finisco con un'esperienza personale. La prima opera che ho realizzato da assessore quella volta è stata l'Interquartieri. Sono arrivato che già l'avevano appaltata, non avevo dei meriti particolari, l'avevano già appaltata. E andavamo lì con la ditta che iniziava a piantare i picchetti e a ruspare. Arrivano i cittadini inferociti e organizziamo un incontro, tiriamo fuori le carte. Quella strada era prevista dal 1969, cioè da prima che loro andassero ad abitare lì. Sempre stata in tutti i piani, addirittura nel piano delle loro case era una strada a 6 corsie. Cioè avevano immaginato, un po' sovieticamente diciamo, una strada a 6 corsie, si vuole passare i carri armati, non so, una strada a 6 corsie. E infatti c'era un corridoio libero dagli anni 70, perché lì era prevista una strada, per quello c'era ancora la possibilità di passarci. E i cittadini che venivano lì dicevano: ma scusate, avete fatto la casa, era prevista da sempre, eccetera. Ah, ma noi ormai credevamo che non si facesse più. Messi l'anima in pace, anzi in quel caso erano anche tranquilli, e adesso che la facciamo sarà un gran disastro. Alla fine in realtà i più convinti di quella strada
sono quelli che quel giorno ha protestato, anzi l'anno dopo protestavano dicendo ma era meglio a quattro consiglieri, ma era così, l'hanno progettata così, non allargheremo. I primi ad essere convinti, ma soprattutto questo segno che quando in quel caso si era già tracciata una linea, si è conservata per molto tempo in maniera decisa la scelta, poi è venuto un giorno in cui i soldi c'erano e quel giorno l'opera è stata realizzata e oggi per la città insomma, è una risorsa da ridere. Noi dobbiamo tenere questo atteggiamento, abbiamo fatto molto, abbiamo già un'opportunità in campo, non c'è quell'opportunità, arriveranno sicuramente fondi, dovremo essere pronti in regione a cogliere l'opportunità, si sta aprendo un grande canale che sono i fondi europei della regione Adriatico-Ionica. Io sono convinto che o con la busta 1, o con la 2, o con la 3 non riusciremo a fare quello che è accaduto nella città, cioè quell'opera che sembrava non si facesse più, però è arrivato un giorno e si è fatta. Credo sia il segno di un impegno politico rispettoso del territorio, desideroso di vedere crescere quelle opportunità che sono al servizio di tutta la comunità. È per queste cose concrete, con questo modo di intendere il governo, che vorremmo approcciare i prossimi anni. Spero che qualcuno che di quelli che sono qui insomma, sia presente a dare una mano, perché potrà testimoniare con ancora più forza la vicinanza a questo territorio, la chiarezza su queste idee e poter dare un proprio contributo, come è stato fatto fino ad oggi, per aiutare a rendere concreto questo percorso. Come una politica concreta, una politica che pensa ai territori, una politica che ha capito il principio loro della sostenibilità e che è una grande, chiamiamo alleanza e coordinamento, in grado di realizzare cose. Con questo augurio, insomma, che tutti quanti ci possiamo fare, speriamo di poterci trovare insieme un giorno a poter dire da quella riunione, da quell'accordo siamo riusciti a fare qualcosa di importante. Allora, ci sono un po' di domande. Cilla, primo ad alzare la mano. Allora, innanzitutto io faccio un grande augurio a Massimo Guerri e a tutta la sua lista, perché la parte politica alla quale mi riferisco è la loro e quindi mi dispiace per l'altra parte politica. Il mio augurio è per voi. Grazie. E con questo voglio esordire. E alcuni mi conoscono, altri no, io sono vecchio. Nonostante sia vecchio, sono cresciuto con l'idea dello sviluppo legato alla Fano Grosseto. Mi è capitato di fare il sindaco di Mercatello dall'85 al 95 e sono quello che ha inneggiato ai lavori, all'inizio dei lavori, ai tempi di Prandini, affermando un sogno che si realizza. Beh, io devo dire che mi rimangerei 100.000 volte questa affermazione. Il motivo, tutto quello che tu hai detto, Massimo, rispetto al collegamento con la galleria di Lunano è perfettamente vero, però qui non si parla di collegare una galleria e due versanti, qui si parla di una superstrada che attraversa la valle e che comunque sia mi fa piacere. Io non sono rientrato in politica, mi sono rimesso un pochino in movimento dopo 20 anni di letargo sulla questione della Fano Grosseto, in modo particolare sulla questione delle varianti. Sono un membro del comitato che gestisce la pagina Fano Grosseto e 45 no alle varianti che distruggono la valle e scusate, abbiate pazienza. Dicevo, mi fa piacere che diciamo, per certi aspetti, a quanto sentito da Massimo Guerra, e non ne avevo dubbi, ma da quanto sentito anche dal candidato PD alla presidenza della regione, un aspetto in qualche modo abbiamo sfondato. Nel senso che, se ho ben capito, vorrei conferma, anche Ceriscioli esclude che si possa passare su un tracciato diverso rispetto a quello proposto negli elaborati provinciali, con una situazione in cui credo che alcuni lotti fossero addirittura cantierabili. Ora, il punto però
Fermo restando quello, e a Scericcioli ne do atto e chiedo ancora conferma, secondo me rimangono altri punti che dobbiamo ben valutare e ben chiarire. Punto primo, una superstrada a pagamento non è la stessa cosa di una superstrada libera. Scericcioli ha fatto riferimento allo spostamento, no, dell'autostrada, perché sappiamo benissimo il disastro di traffico rappresentato sulla Adriatica, per il motivo che la parallela è appunto a pagamento. Il traffico pesante preferisce risparmiare il pedaggio, specie oggi che i pedaggi sono onerosissimi. Il rischio che corriamo, signori, è che il traffico, se dovessimo realizzare la superstrada a pagamento, il rischio che corriamo è che il traffico pesante attraversi l'Appennino in galleria esca sulle nostre strade. È pesantissimo, sappiamo benissimo che le nostre strade sono di loro mezzo fatiscenti e assolutamente insufficienti. E questo è un primo argomento di grosso... Che mi rende la cosa molto problematica. Abbiate pazienza, bisogna che mi calmo un po'. È mia moglie, quindi. Chi è d'accordo sul pagamento? Non lo so, penso che sul pagamento sarebbe stata d'accordo. Altro argomento. Scericcioli giustamente ha fatto riferimento alla bellezza come una qualità che ci caratterizza e una tu per lo sviluppo della nostra situazione, della nostra valle. Comunque sia, anche nel vecchio tracciato, cioè nel tracciato approvato, la superstrada è un fatto deturpante. Non solo, ma il tracciato elaborato dalla provincia prevede una strada di 20 metri, adesso per norma sono portate a 22 metri. Io vi invito, a me mi ha scioccato francamente, siamo a Sant'Angelo, ma come diceva giustamente Guerra, siamo cittadini di una valle, siamo cittadini di un metauro. Il rendering della provincia fatto rispetto alla situazione di Sant'Angelo di fronte alla zona industriale dove è previsto lo svincolo mi ha fatto venire un groppo alla gola. Lo svincolo ha una dimensione di 2,5 volte all'altezza degli attuali tralicci dell'alta tensione, che non sono bassi, della cabina dell'alta tensione, che non sono bassi. Allora, il mio punto di vista, il nostro punto di vista, parlo come comitato, è questo. Se la superstrada, che non è un fatto locale, ma è un fatto nazionale, si dimostra essere utile allo sviluppo del paese, lo si faccia. Ma su quale base lo decidiamo? Lo possiamo decidere perché qualcuno 50 anni fa ha ideato la Fano-Grosseto? Intanto si parla di una cosa di 50 anni fa e la situazione della viabilità è cambiata profondamente. Si faceva riferimento alla quadrilatero e una trasversale che non esisteva, è comunque una parallela. No? E questo è un dato di fatto. Io, badate, non voglio dire di essere contro in maniera assoluta, però voglio essere problematico. Allora, io chiedo, noi chiediamo, che qualora si debba decidere per una cosa di queste dimensioni, lo si faccia sulla base di uno studio di fattibilità, su uno serio studio dei flussi di traffico. Siamo in una situazione non finanziariamente poco brillante. Lo scandalo della Brebemi è lì davanti a tutti. La Brebemi, questa famosa autostrada che avrebbe dovuto essere finanziata esclusivamente dai privati, non ci passa nessuno, adesso i privati dicono, oh scusate, abbiamo sbagliato, entri lo Stato e ci paghi. Mi sembra una cosa non di poco conto. Vogliamo ripetere continuamente gli stessi errori? Punto primo. Punto secondo. Il project financing, sto famoso
termine inglese che non riesco manco a pronunciare perché alle medie al suo tempo feci francese. Va bene? Allora, questa finanza di progetto, ma dico, vogliamo più fallimenti di quelli che non ha dimostrato aver fatto? Andiamo a prendere la Quadrilatero. Diceva giustamente il candidato presidente, un ramo è bloccato. E perché è bloccato? Perché non funziona. Spacca, se ne è inventata un'altra. Spacca, se ne è inventata un'altra. Adesso parla di contratto di disponibilità. Andiamo a leggere cos'è il contratto di disponibilità. Tutti argomenti che crescono all'interno di quella legge che giustamente qualche giurista ha definito criminogena, tanto che uno degli ultimi risultati l'abbiamo visto recentemente con la faccenda in calza. L'ambiente in cui nascono tutte ste faccenduole è quello, è il giro in calza, è quel concetto lì. Bisogna che usciamo da queste concezioni, bisogna che l'ANAS faccia il suo mestiere e lo si faccia fare all'ANAS. Ma perché dobbiamo inventarci società di progetto? Adesso la centralia, che posizione ha Presidente rispetto alla centralia? Perché io è uno degli argomenti che lo volevo chiedere, no? Oltretutto, più veloce della luce, la Regione Umbria ha approvato tutte le delibere necessarie per arrivare all'approvazione della centralia, indovinate in quanto tempo? 24 ore. A me la cosa puzza un pochino, francamente. Non per essere, no, andreottiano nel senso di a pensare si fa peccato ma ci si azzecca, però obiettivamente le situazioni non è che siano così chiare. Questa idea di Spacca definisce meravigliosamente, ho letto con attenzione più volte il suo intervento in un consiglio regionale, nel quale stranamente il consiglio regionale che da una parte aveva approvato una delibera che si opponeva al pedaggiamento del ramo da Fossombrone a Fano, e nella stessa seduta approva la delibera di Spacca in funzione della Costituzione della società di progetto. Cosa un pochino anomale, mi sembra 23 aprile 1913, se non sbaglio. Comunque la data, io sono sempre indietro di 10 anni, in questo caso di 20, mi ringiovanisco in questo modo. Dicevo, pensiamo in termini normali. Allora, io sono uno che ha fatto per 30 anni, 35 per dire, bocca travaria tutti i giorni perché insegnava a San Sepolcro, una scelta che ho fatto e di cui sono felice, chiaramente mi avrebbe fatto comodo. Il mio slogan quando ero sindaco e favoreggiavo la superstrada era Urbino Firenze, città ideale, capitale, città ideale del Rinascimento. D'accordo. Il collegamento con l'Alto Tevere, noi che siamo di quassù montanari, lo sappiamo bene quanto è importante. Nel 300 Fanfani ha pubblicato uno studio intitolato Un mercante nel 300, in cui mette molto bene in relazione con documenti l'attività del mercante di San Sepolcro con quelle dell'Alta Valle del Metauro. Delle relazioni ci sono, però chiedo, debbono passare per forza attraverso un progetto faraonico di superstrada? O non è più intelligente, puntando sui nostri atu, pensare e parlare di viabilità? Perché le due cose non sono la stessa cosa. La superstrada è una cosa, la viabilità ordinaria è altra cosa. Alle nostre popolazioni interessa la viabilità ordinaria? O ci interessa che siamo attraversati come frecce da una serie di tir e ci va bene se non escono? Perché questo è il punto. Noi tutti abbiamo viaggiato in autostrada. Quante volte ci siamo fermati a contemplare il panorama? Oh, quanto è bello qui! Quando viaggiamo in autostrada si va, perché l'autostrada serve per andare da un punto all'altro. A cominciare a farmi riflettere, ricordo, scusate, poi io la faccio lunga, sono palloso. Esatto, ha ragione. Comunque,
Il concetto è che un'autostrada è una cosa che collega due punti uno dall'altro. In mezzo non è detta che ci siano dei vantaggi. Pensiamo in termini di uso dell'esistente, di uso di quello fatto, di uso della di adeguamento della viabilità ordinaria e di manutenzione, perché Ceriscioli è venuto qui, ha visto che razza di situazione abbiamo rispetto alle strade. E scusatemi. Io sarò veramente stringato, anche perché non vorrei fare un altro convegno all'interno del convegno. Sono qui perché, come dicevi tu Max, questa è un'opera che riguarda un intero territorio. Io sono di Apecchio, sto a 20 km da qua, sono anche capogruppo di minoranza, mi sono occupato della questione Fano-Grosseto da diversi anni. Ecco, innanzitutto ti ringrazio Max anche dell'invito, e devo dire che voi a Sant'Agnano di Vago siete comunque fortunati, perché avete come candidati sindaci due persone comunque valenti, due persone conosciute anche fuori della vostra città, e questo sicuramente vi fa onore e sicuramente vi porterà qualcosa di positivo. Credo che Max tu non avresti avuto bisogno di farti appoggiare da alcune persone, le stesse persone che ora parlano in maniera disinformata di Fano Grosseto, ma che qualche anno fa proprio a Pesaro, nel teatro dove tu Ceriscioli eri sindaco, insieme all'allora presidente Spacca spadellavi insieme anche al presidente Ricci il progetto, il fantomatico progetto della Fano Grosseto, che prevedeva anche le varianti che ora tu dici, di cui tu dici ora essere contrario, tanto più un project financing assurdo, un'opera che non si sa come viene costruita, una truffa. Ci sei schierato pro pedaggiamento, anche perché noi come Movimento Civico Fronte d'Azione Popolare abbiamo fatto presentare al comune dove tu eri candidato, sindaco, una mozione contro il pedaggio che tu puntualmente hai respinto, a differenza di altri comuni di tutta la provincia. Quindi vieni qui a parlare di cose che praticamente nel passato non hai fatto, o che meglio hai osteggiato. Bene se sei contrario ai cambiamenti del, ai non cambiamenti del tracciato, secondo me la Fano Grosseto va fatta e deve essere fatta, Io sono stato anche il promotore di 20.000 firme contro il pedaggio presentate al presidente Spacca. Vorrei capire anche come ti schieri contro la questione, sulla questione naturalmente del pedaggio. Ecco, tante parole, però i fatti sono diversi, anche perché voglio dire, fino adesso ha sempre governato in regione il partito che tu sostieni, con il quale sei anche candidato, che ha fatto l'opposto di quello che tu dici adesso. Credo veramente che sia giunto il momento di finirla di prendere in giro i cittadini, tantomeno arrivare con tre quarti d'ora di ritardo. Quando tornavo a casa mio padre mi dava un orario, mi dava un quarto d'ora e poi mi lasciava fuori di casa. Ecco, questo per la prossima volta, magari quando torna nell'entroterra abbia anche più rispetto del nostro entroterra e dei cittadini vadesi in questo caso. La concludo qui, spero che veramente le sue parole possano tradursi in legge, tanto più quando il governo che lei stesso appoggia ha cassato dalla Fano Grosseto da opera primaria, quindi non ci sono più i soldi governativi, e tanto più l'Europa che lei stesso ha nominato non ha mai previsto all'interno del piano europeo TEN l'opera Fano Grosseto. Quindi si sono raccontate un sacco di baggianate, si continuano a raccontare, spero che i cittadini questa volta non si facciano inchiappettare. Comunque spero lo stesso che qualora lei presidente di questa regione, quello che dice stasera, gli impegni che assume stasera, sia pronto poi a trascriverli in atti. Concludo e ringrazio l'assemblea, scusate se ho preso un po' troppo tempo, grazie.
Giuseppe Lini. Sì, aspetta, c'è la fila, c'è Giuseppe, poi c'è il ragazzo lì, poi c'è Peppe. Io sono Peppe Dini, sono un ambientalista di vecchia data, non sto qui a parlare della mia contrarietà alla Fano Grosseto, però la Fano Grosseto non è vero che non tocca Sant'Angelo, uno dei piloni d'attraversamento è sopra i pozzi dell'acqua potabile di Sant'Angelo, la modifica proposta attraverso il piano Strabag costeggia tutto il fiume, ricordiamoci che dà da bere per l'85% all'acqua della nostra provincia, quindi l'acqua potabile della nostra provincia. Quello che a me interessa in questo discorso, l'hai detto prima, l'interquartieri era del 69, quello che manca e che è un punto chiave della lista numero uno è la trasparenza. È stato richiesto il progetto alla Strabag, la regione ce lo ha, lo detiene, termine previsto dalla legge, ma la regione non l'ha fatto vedere pur avendo avuto espresse le nostre richieste. La regione ha bisogno di fare un passo in merito alla trasparenza. Forse è stato più interessante approvare la legge sulle grandi commercializzazioni, la proposta di legge la 380 Traversini, quella presentata da Solazzi Canzian, che è stata chiamata la legge regionale delle lobby, no? Però ci siamo dimenticati che la legge sulla via in regione è stata dichiarata incostituzionale proprio sulla parte della partecipazione dei cittadini ed è importante. Perché è importante? Ritorno un po' a Mercatello. Mercatello, i cittadini si sono trovati espropriati dei loro terreni per montare un mega impianto eolico. Lo stesso mega impianto eolico che insiste assieme ad un altro vicino ad Apecchio, che sono tutti lì, tutti su quella valle, incide sulla Fano Grosseto e guarda caso lì passa anche il gasdotto Brindisi Miderbio. Non si è fatto un straccio di cumulabilità, il cumulo non è stato fatto di questi progetti in regione, vengono presi in considerazione in maniera diversa. Io dico sempre che lì sono quattro bombe atomiche, una è già scoppiata, la I-78, la Fano Grosseto. Per cui io credo che la cosa più importante sia in questo caso la trasparenza, i cittadini e la partecipazione. I cittadini devono poter partecipare, per poter dire la loro e partecipare nel progetto. Non sono questi certi i passi tenuti fino adesso. Io sono riuscito a ottenere qualcosa in regione, sono riuscito a ottenere per esempio la pubblicazione delle conferenze di servizi, pubblicazione che prima non si faceva. Le conferenze di servizi devono essere pubblicate perché il cittadino, se vuole, può partecipare con osservazioni, ma se non vengono pubblicate, come può fare il cittadino? Per cui io credo che sia importante. Tenete presente un'altra cosa, parliamo di acqua, avevo accennato all'acqua, ma il registro dei tumori, andatelo a guardare voi politici, il registro dei tumori, l'entroterra, i piccoli comuni sono i più penalizzati, Cantiano, Cagli, basta guardare, Sant'Angelo, Borgo Pace, Peglio, sono i più penali rispetto alla costa, quindi il motivo lo dovremo cercare, non possiamo fare una prevenzione approssimata, dobbiamo fare una prevenzione diretta di primo grado, non una prevenzione secondaria, quindi e basta, solo quanti morti di tumore ci sono, perché lo dobbiamo andare a cercare, valutare. E la Fano Grosseto credo che va a insistere proprio su quel bene primario che è l'acqua. Grazie, buonasera a tutti, io sono Gianluca Cirignoni, sono consigliere regionale di opposizione in Umbria e consigliere comunale a Citerna, in Alto Tevere, Umbro, la Valle Umbra e Toscana, città di Bocca Trabaria, e sono anche membro fondatore del comitato intervalle Apriamo la Guenza, che è un comitato che ha già raccolto oltre 3.500 firme nelle nostre valli, vale a dire in Alto Tevere, Umbro, Val Tiberina Toscana, Valle del Foglia e Valle del Metauro. Cercherò di essere molto sintetico, però di farmi capire. Se diciamo, non fossimo in Italia, ma se fossimo in un paese in via di sviluppo o nel centro, nel nord Europa, probabilmente non saremmo qui a parlare ancora delle 78 perché sarebbe già stata finita da un pezzo. Purtroppo siamo in Italia, siamo capaci a fare
le opere pubbliche, le dighe all'estero, quando le facciamo a casa nostra purtroppo le facciamo male, oppure le facciamo bene se le fanno i privati, così i cittadini le pagano due volte, con le tasse e con i pedaggi. Questo è il punto. Allora, parliamo delle 78, vi ringrazio di aver fatto questa conferenza, questo convegno, è importante parlarne, purtroppo sono 50 anni che se ne parla. Cioè, le 78, se, diciamocelo chiaro a questo punto, se fosse stata una priorità per lo Stato italiano, per la regione Marche e per la regione Umbria, sarebbe già finita da un pezzo. Quindi le 78 non è una priorità per lo Stato italiano, non è una priorità, non lo è mai stata per la regione Marche, né tantomeno per l'Umbria. La Toscana un bel pezzo l'ha fatto, quasi finita, e non è a pedaggio, come vorrebbero invece fare il nuovo pezzo, e si sono fatti però tanti progetti, tante progettazioni, milioni di milioni probabilmente di progetti, che sono poi finiti dentro i cassetti. Questa è la realtà dei fatti. In più, io mi sono sempre opposto in Umbria, è stata costituita la società di progetto, che rischia di essere, e lo vedremo perché il governo ha detto che questa strada non è una priorità, però ha fatto la società di progetto, rischia di essere un ulteriore carrozzone pubblico che elargirà stipendi e premi ai dirigenti regionali di ANAS coinvolti senza che la strada sia fatta. Quindi noi ci ritroveremo senza la strada fatta, con in più un carrozzone pubblico sul groppone come cittadini. Questo è il preambolo. Vorrei dire però che invece il collegamento delle nostre valli, del Valle del Metauro, della Valle del Foglia, che sono già state collegate con la galleria di Lunano, con l'Alto Tevere Umbro e la Valtiperina Toscana, è strategico per i nostri territori. E allora abbiamo noi su questo un'opera di 10 km che è composta dalla galleria della Guinza, che ha un gemello, la galleria della Guinza, che è in Svizzera, che è il San Bernardino, è più lunga di 600 metri, più o meno alle stesse dimensioni, da 40 anni funziona egregiamente in senso bidirezionale a favore degli svizzeri, che con grande loro vantaggio non fanno i passi alpini, ma invece passano dentro con grande vantaggio senza pagare neanche il pedaggio. Allora, noi abbiamo 10 km di infrastruttura, una società di progetto costituita tra ANAS, Regione Umbria, Toscana e Marche, va bene? 10 km che rischiano lì di tra poco andare ramengo o crollare probabilmente. Mancano, distano questi 10 km, 3 km dalla strada statale 73 bis nella Valle del Metauro e circa 10 km, 9 km dalla strada statale Tiberina 3 bis tra Selci e San Giustino. Per tanti motivi abbiamo detto, tra quali il project financing, il fatto che magari un camion che parte dal Tarvisio e va a Ancona, certamente a Cesena non va a San Giustino e poi attraversa, ma va diretto a Ancona, così come un camion che parte dalla Sicilia e va ad Ancona, quando arriva a Perugia non va a San Giustino e attraversa, ma c'ha il quadrilatero quando sarà finito gratuito e va a Ancona. Quindi anche sul fatto di chi la userà ci sono molti. Allora, quello che volevo dire, qui termino, noi abbiamo raccolto 3.500 firme come comitato, le consegneremo al Consiglio regionale dell'Umbria nei prossimi giorni e anche a quello delle Marche e poi anche a quello della Toscana, per chiedere che questa infrastruttura di 10 km non sia lasciata andare a disfacimento, perché questo è quello che succederà, ma che invece venga messa al servizio delle nostre valli, ovviamente collegandola al meglio, in maniera moderna e sicura, alla viabilità ordinaria di fondovalle. Se in Italia non siamo capaci a collegare, a fare 10 km di infrastruttura per collegare una galleria costata centinaia e centinaia di milioni, allora siamo uno stato fallito. Io credo che invece la regione Marche, la regione Toscana, l'Umbria e l'ANAS, se si mettono d'accordo, il modo per, e questo sarebbe molto meno impattante, molto meno costoso e realizzabile in tempi sicuramente molto più brevi. Ecco, questo volevo dire, è un invito che faccio. Grazie. Allora, ho preso due punti per evitare di farla troppo lunga. La prima cosa, io ringrazio formalmente dalla parte politica del Ceriscioli, perché Giacomo Rossi ti ha chiamato presidente, quindi uno spot l'hai chiamato presidente. Va bene così, questa seduta potrebbe chiudersi immediatamente, uno spot è la battuta, sia chiaro, simpatica. E allora Paolo, io nel 90, che ero sindaco come te, sarei stato meno ottimista, non avrei detto quello che hai detto tu, non ho parlato un sogno che si avvera, perché avevo molti dubbi che quel sogno con Prandini si avverasse. Era una galleria, sì, forse ero più scafato, sono qui con te uguale, non è che è cambiato niente. Per quanto riguarda sull'utilità della strada, io sinceramente, Paolo, a volte tu eri più convinto di me, io rimango moderatamente convinto come allora, perché tutte le verità hanno una seconda
a una seconda versione. Ho sentito anch'io il discorso di De Carlo Urbino, no? Quando dicevo non basta unire due punti per fare uno sviluppo economico, c'eravamo insieme. Però mi è venuto in mente, non è vero neanche il contrario, perché Roma con le strade ci ha costruito la civiltà, non era solo l'economia, era civiltà. Quando metti in contatto le persone è civiltà, non è solo economia banale, c'è scambio di merci e basta, che poi anche le merci quando si scambiano c'è cultura anche lì. Ecco, allora dico che se allora c'erano dei motivi, il traffico da quando si è pensata alla strada è forse 20 volte, 30 volte superiori. Il passaggio tra le Marche e la Toscana è rimasto sempre quello, no? E c'è una certa fase in cui hanno fatto uno studio che serviva per dire di non farla, in cui sono andati a censire in cima a Bocca Trabaria quante macchine passavano al giorno. Se invece di pagare tanta gente da Ulirma a me, dice guarda, passano 4-5 macchine al giorno, no? È chiaro che pensare a quello che succede in una strada non puoi farlo a condizioni attuali, devi pensare a cosa serve all'economia del centro Italia. Non è che la fanno per Mercatello, Sant'Angelo, Borgo Pace una strada, capire la questione dei porti, capire i collegamenti eccetera, e capire se questa cosa fa sì che una strada sia davvero europea, no? E se no, voglio dire, ci sono altre strade che si potevano migliorare, no? Poi il discorso del traffico ordinario, Paolo lo sai, le strade attuali si possono migliorare, ma se vai a San Silvestro e Calagostina, che le case sono a confine con la carreggiata e la striscia non riescono a farla e manco la striscia divisoria, tu capisci che con le strade attuali puoi migliorare il fondo, no? Ma se dovessi applicare la legge dovresti fare un 30 dappertutto, perché le strade passano a casa mia, così, cioè, 10 metri, c'ho il traffico pesante. Ecco, allora la carreggiata attuale della provinciale, che in parte è nazionale, non è una strada migliorabile se non fai le circonvallazioni. Se fai le circonvallazioni vai lo stesso a fare spese che non si sa che deve fare, fra l'altro. Allora io dico semplicemente, adesso non è che vuoi fare una conferenza, tu hai fatto una conferenza, insomma, io molte cose posso essere d'accordo, su altre penso che 200 anni di discussione sullo sfondamento dell'Appennino e 50 anni in cui la classe politica si è battuta per un obiettivo, se adesso diciamo che per 50 anni sono fatte, cioè tutti hanno sbagliato, voglio dire, io sinceramente dico torno indietro, vado a fare altre cose, non so cosa devo fare, perché forse non abbiamo sbagliato tutto, no? Forse non abbiamo sbagliato tutto, forse qualche speranza si è potuta alimentare, forse questa crisi un giorno passerà e le merci bisogna farle girare, forse qualcosa deve accadere con la Toscana, perché io parlo con un imprenditore d'Urbania, da meccanica, dice io non ho mai avuto rapporti con la Toscana, ma perché la mancanza di collegamenti ti disabitua, ti toglie l'idea stessa che puoi andare di là. Da Urbania a Lunano prima non pensavamo manco di andarci, quando si è fatta la galleria la gente ha cominciato a programmare di avere uno sviluppo dall'altra parte, la ditta di là, cioè è complessa la questione delle strade, le strade non sono solo un collegamento o un giro di macchine. E francamente devo dire che la terza corsia dell'autostrada, vado con mia moglie ogni tanto, e in effetti mi ha cambiato il modo di viaggiare, perché vai lento, vai forte, non sei sempre lì a stare nella corsia d'emergenza, voglio dire, questi schemi mentali, no, per cui ogni metro di asfalto in più è una cosa negativa, bisogna cercare di ripensarli, starci un po' dentro le cose. Adesso l'autostrada è percorribile, si viaggia bene, si va piano, si va come puoi andare, insomma, stiamoci attenti. Allora io dico due o tre cose e chiudo. La prima, la strada si deve fare come deciso, non è vero che è una novità questa, perché i comuni l'hanno già detto nei documenti ufficiali, la strada si deve fare come era previsto. E la regione faccia un confronto serio con i territori, non c'è stato, questo è il limite più grosso di Spacchi, è quello. Mentre Spacchi incontrava Giacomo per la questione della, giustamente, della pedaggio, lui la pensa in un modo, io in un altro, noi vedo il pedaggio, non dovete tutti negare, però mettiamo che abbia ragione lui, i comuni non li incontrava perché noi volevamo vedere il tracciato e nessuno se lo fa credere fino a un certo punto, dove c'era una linea sulla carta e non sono mai venuti ufficialmente a discutere nei territori. Quindi confronto serio, a Urbania no, non c'è venuto, e il comitato più attivo era Urbania. Terzo, ma questo è un giudizio che vorrei dare sulla regione, ma adesso posso, il presidente ci penserà a cambiare il rapporto con i territori. Tre, la strada, non, ecco, l'avevo scritta, l'ho già detto, la strada non è mai solo commercio e economia, la strada è anche cultura. Un giorno con mia moglie sono andato in Città del Castello, ho visitato tre musei, ho detto ma perché non ci è venuto in mente di andarci prima? Beh, perché non sei portato ad andare di là, hai capito?
e di là c'è una cultura straordinaria che è giusto che questo territorio cerchi di incrociare. 4. La soluzione della galleria aperta nelle attuali strade, i comuni, lo voglio ripetere qui, non voglio far battute, l'ho detto una volta, piantiamoci le patate che è meglio, lasciamo aperta la battuta, la tolgo dal tavolino. Però 20 anni fa i comuni della zona hanno detto: non possiamo sfondare l'Appennino e fare sì che il traffico passi sulle attuali strade, sarebbe un suicidio, allora è meglio stare così, che uno sviluppo economico l'abbiamo comunque fatto. Se si sfonda la galleria, che fra l'altro costa 600 o 700 milioni, non so, 4 lire a farla, bisogna fare tutta la strada, perché se no io davanti i camion li vedo tra San Silvestro e Calagostino davanti a casa mia, io sinceramente farei un comitato fortissimo contro una soluzione del genere. È già stata cancellata 20 anni fa, mi stupisce che si tiri fuori sta cosa, che cioè, Paolo, tu parlavi di migliorare le strade, non l'hai detta tu sta roba, però giustamente dici le strade attuali vanno migliorate. Visto che mi interrompi qui, no, solo una cosa, non l'hai detta tu. Il problema del pedaggio non è che ti scarica i camion, no. Vabbè, lascia perdere, questo è un altro argomento. Se parliamo di un argomento serio, io te lo ripropongo, abbi pazienza. Vabbè, però adesso io so che se parti te parli un'altra mesura, fanti una merda, ok, no. Allora, quindi questo è da scartare. Poi dico un discorso finale. Paolo, negli anni in cui era più d'accordo con me, ha tirato fuori pubblicazioni, alcune le ha promosse e le ho lette anche recentemente, i 200 anni di storia sulla discussione dello sfondamento dell'Appennino e la concorrenza fra i nostri territori molto attivi, Bocca Trabaria, e la Contessa, e Umberti, eccetera, tutto quello che c'è stato. Insomma, i 200 anni che noi discutiamo. L'unica strada l'ha fatta Napoleone, grazie, no Napoleone, l'ha fatta il Vaticano, il Papa. Grazie a quella strada si è salvato Garibaldi, si è fatto l'Unità d'Italia, perché sennò Garibaldi veniva fregato da qualche parte. In 200 anni di discussione fra noi, giusto, è sbagliato, un viadotto in più, eccetera, siamo riusciti a far fare la quadrilatero, la terza corsia e tutto. Rischiamo che questa discussione si continui a non fare la Fano Grosseto, che sarebbe la cosa dal punto di vista storico più continuativa rispetto a questa. Allora guardate, siamo giunti alla conclusione. Prima di lasciare la parola a Luca per dare una risposta, come una conclusione, io vorrei rimarcare un concetto che è uscito fuori un po' da tutti gli interventi, e quindi, perché poi si è fatto un po' di confusione anche su questa strada, quindi è giusto che tutti quanti usciamo da quella porta con un'idea ben chiara. Fano Grosseto, sì, tutti la vogliamo, ma la vogliamo con il tracciato più rispettoso, che è il primo tracciato, quello che tutti i comuni hanno ormai digerito. E questo, Luca, sei anche la prima persona politica che ci dice in maniera chiara quello che è quello che noi volevamo sentirci dire, perché comunque i predecessori, anche Spacca stesso, più delle volte ha detto cose e fatto azioni che in qualche maniera hanno portato a pensare diversamente. Quindi questo è un pensiero dal quale io invito veramente tutti, uscendo da questa porta, che la Fano Grosseto è una priorità di sviluppo per il nostro territorio, per i nostri territori, perché sono contento anche l'amico d'Oltre Alpe, che sta al di là dell'Appennino, che a noi l'Appennino è l'Alpe della Luna. Sono 15 anni che facciamo di dietro. E quindi guardate, è la prima volta veramente che abbiamo un personaggio politico che ha un'altissima probabilità, già ti hanno chiamato presidente. Infatti toccavo qui il microfono. Anche altri tipi di scongiuri vari, però la possibilità alta, comunque sei un interlocutore politico importante, e sono contento che tu in qualche maniera abbia dato questo tipo di garanzia, che penso che era quella che tutti quanti noi comunque ci aspettavamo di sentire in maniera ufficiale. E a te adesso la tua conclusione. Ora, tre cose, cerco di essere rapido perché abbiamo dibattuto molto. E non sono cose che dico stasera, sono quelle che ho scritto da febbraio, quando è iniziata la campagna delle primarie, perché il centro-sinistra sceglie con le primarie i candidati, nero su bianco sul programma, chiamiamolo di possibile programma di mandato. Tre parole, una parla in maniera molto chiara di trasparenza, come una carenza che oggi ha la regione, che non è sufficientemente trasparente nei percorsi che promuove, e la non trasparenza produce una marea di, secondo me, di diffidenza, di ostilità,
di difficoltà a capire come accadono le cose, di conflitto fra i territori, perché girando le Marche ogni territorio è convinto che ce ne sia un altro che prende molte più risorse del suo. Per esempio nel Fermano sono convinti che noi, che la sanità pesarese drena un sacco di risorse. È vero che il Fermano è insieme a noi il territorio che prende meno, questa è la realtà, che siamo noi e il Fermano, i due territori che prendono meno. Però che loro siano convinti, ma convinti non per scherzo, convinti veramente professionisti, gente che qua è il Bengodi e loro soffrono, ma è cosa dovuto? A una carenza di informazione, di trasparenza sull'agire, su come vengono messe le risorse, sui progetti, sui percorsi. E in campo ambientale la non trasparenza è micidiale, perché andiamo a toccare beni che sono primari, come dicevamo prima. Seconda parola che c'è lì, che ho confermato, la partecipazione. E l'ho proprio sottolineata esattamente sui percorsi che riguardano le politiche ambientali in modo particolare. Ma in generale come una dimensione che oggi deve far parte, l'ho messa addirittura, delle normative. Un po' c'è una legge nazionale che ce lo dice, ma in più noi possiamo benissimo prevedere dentro le norme il fatto che ci siano codificate le possibilità di partecipare all'interno di quel percorso autorizzativo piuttosto che quella scelta. La terza cosa che c'è scritto è il discorso della fauna grosseto come priorità secondo il tracciato indicato dai comuni. Il dibattito a cui faceva riferimento prima era quando venne lanciata la società di progetto. L'oggetto non era il tracciato, era la società di progetto. E il pedaggiamento, il pedaggiamento. È molto legato alla fine su quali saranno i fondi che finanzieranno l'opera. Cioè, è evidente, ben vengano, ci fossero, ma io sarei il primo a dire, benissimo, abbiamo 2.000 milioni come per l'acqua di latte, spendiamo quelli e si fanno su per strada, per carità. Non abbiamo quell'opportunità, ne abbiamo altre, e perseguiamole. Perché mi sembra prioritario un'opera fatta con i criteri di qualità, ma che si realizzi. Io prima ho fatto apposta, sono messo tre opzioni diverse, perché non è detta che ci sia, per le tante valutazioni che sono state fatte, anche l'interesse economico rispetto a una strada a pedaggio, perché il pedaggio deve remunerare l'investimento, non è mica uno scherzo. Quindi, pedaggiamento, a me piace molto il sistema svizzero, quello della vignette, ma ognuno può avere le sue preferenze. Il discorso di avere le risorse per fare su per strada, magari i fondi europei che la finanziano al 100%, all'80%, vediamo. Io sarei per affrontare la questione con massima garanzia sugli elementi progettuali, ma anche massima disponibilità a trovare il percorso che ce lo finanzi, senza che una scelta escluda le altre. Cioè, qui non c'è la fissa a voler fare a tutti i costi la società di progetto e il contratto di disponibilità piuttosto che fondi che la finanziano direttamente. Magari ci fossero, benissimo, l'incompiuta va compiuta, è una priorità, ma vedete, è molto difficile pensare che viene presentato e finanziato un progetto con una visione minima, no? Lo diceva molto bene prima Peppe, è più logico qualcosa che stia dentro una strategia di crescita, di sviluppo, di collegamento. Quindi non è detta che poi, metti che la strada è quella dei fondi, venga realizzata tutta una volta, può darsi che venga realizzata anche a stracci, questo ma deve stare dentro una logica, altrimenti nessuno la finanzierà mai. Si insiste con quel discorso delle opere che sono uscite dal documento di programmazione economica e finanziaria, il Vice Ministro l'ha già spiegato dal giorno dopo, dicendo nel presente documento c'erano 400 e passa opere, in questo documento 30, ma mica abbiamo buttato via 370 opere in tutta Italia, è stata fatta una scelta diversa nella formulazione di quel documento, infatti nessuno ha chiuso le altre esperienze. Però ripeto, io non sono innamorato né delle società di progetto, né di... non c'è una passione particolare per il project o per altre forme, le forme ci devono servire, non noi dobbiamo servire a loro, dobbiamo trovare la strada migliore per poter finanziare e realizzare un'opera sicuramente importante per l'intero territorio, io dico provinciale, ma diciamo regionale, per l'intera regione. È stato fatto in altre parti, noi ancora non abbiamo percepito il valore, ce ne accorgeremo, a maggior ragione serve nel nostro territorio. Facciamolo con tutte le attenzioni
che diceva prima, io ho seguito la terza corsia, ma rispetto a voglia le indagini dal punto di vista del rischio idraulico, del tema del rumore, la valutazione sulle polveri, cioè si fanno analisi in termini di valutazione di impatto ambientale assolutamente approfondite. La Regione Marche, se ha degli uffici che sono più che rigorosi, sono gli uffici ambientali, almeno quelli che io ho visto sui tavoli dell'autostrada, erano puntuali, hanno richiesto prestazioni, verifiche dopo 6 mesi dall'apertura dell'opera, verifiche dopo 1 anno dall'apertura dell'opera, cioè un insieme di provvedimenti che non fa calare le cose dall'alto, ma richiede determinate prestazioni. Mi ha colpito molto un ragionamento, perché ne sono convintissimo: oggi siamo in grado di operare su banche dati unificate, le BDU, addirittura georeferenziate, cioè collegate a una mappa con le coordinate satellitari, quelle che usiamo ormai quotidianamente con i nostri cellulari. C'è chi si è dotato di questi strumenti, hanno un'importanza strategica. Perché? Perché con un unico strumento informatico tu leggi tutto quello che è previsto, progettato, programmato, proposto sul territorio. Io troverei estremamente utile e interessante, visto che ormai sono, ripeto, strumenti che fanno parte del nostro quotidiano, iniziare a lavorare in questa maniera su tutto il territorio regionale, cioè fare un salto di qualità, che anziché dobbiamo andare a caccia delle varie cartine per poi sovrapporle e capire quello che succede, iniziare a fare un salto di qualità sulle strumentazioni che poi servono alla regione, ma servono ai comuni, servono a chi vuole investire. È una lettura rapida di quella che è la nostra realtà. Lo si può fare nei settori più diversi, uno è questo appunto del territorio. Pensiamo a tutto il tema della microzonazione acustica, sismica, un lavoro fatto per circa una 60 di comuni nelle Marche, dove su tutte le aree è stato rilevato qual è il rischio sismico sulla base dei terreni che sono presenti, uno strumento di programmazione importante che dovrà essere fatto sull'intero territorio regionale. Il rischio idraulico, tutte le mappature legate al PAI, quindi al rischio di tipo idrogeologico, tutti strumenti che oggi stanno ognuno per conto proprio, no? Quindi lavorare, affinare gli strumenti per dare qualità alle scelte che facciamo, perché per me sono ormai imprescindibili. Pensare allo sviluppo, punto, non è immaginabile se questa scelta non è collegata alla qualità, qualità ambientale, qualità di rapporto col paesaggio e con il territorio. E più saremo dotati di strumenti in grado di supportare la qualità di questa progettazione, più potremo, con la trasparenza, la partecipazione e la chiarezza degli strumenti, poter con più serenità affrontare anche una trasformazione del territorio, perché avremo tutto quello che ci serve per poterla valutare al meglio e poter evitare errori come spesso è accaduto in passato. Finisco anche qui con un altro aneddoto. Il quartiere dove stavo io aveva l'acqua più buona di Pesaro, perché non era quella dell'acquedotto? C'era l'acquedotto romano. Era, esatto, era antichissimo, non so dire l'origine. Quando venne ampliato il cimitero, nessuno valutò che l'ampliamento del cimitero andava a tagliare sostanzialmente i collegamenti della falda, e da quel giorno bevemmo la buonissima acqua dell'acquedotto del Metauro, che è l'acqua che si beve a Pesaro. Quindi la questione è importantissima. Chi progetta, chi valuta, chi fa scelte, non può oggi permettersi quello che è accaduto 30 anni fa, che si progettava senza tener conto di nulla, scavavi quando trovavi l'acqua, facevi i drenaggi, e questo era il modo di fare. Noi oggi dobbiamo pretendere quella qualità che preserva beni essenziali come sono l'acqua, come la qualità dell'aria, che poi tutti insieme incidono sulla salute di ognuno di noi in termini di prevenzione. Quindi con questo modo di operare, con la trasparenza, con la partecipazione, però anche, e ha detto molto bene Peppe, con finalmente la determinazione a non buttare via, dico io, ci dovesse capitare per sbaglio l'opportunità di fare, insomma, spero che tutti quanti a quel punto, ognuno con i dubbi, con le riserve, con lo spazio per partecipare, però ci permetta finalmente di realizzare un'opera così importante. E noi saremo lì, come ci ha augurato Rossi, giusto? A sovrintendere alla qualità di questo processo.